La blockchain è un'invenzione innegabilmente geniale, frutto dell'ingegno di una persona o di un gruppo di persone conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Da allora questa invenzione si è evoluta in qualcosa di più grande. La domanda principale che tutti si pongono è: cos'è la blockchain? È stata ideata originariamente per la valuta digitale Bitcoin, ma la comunità tecnologica ha oggi trovato molti altri usi per questo tipo di tecnologia. Oggi il valore totale dei Bitcoin si avvicina ai 150 miliardi di dollari USA. Non è necessario sapere come funziona la blockchain per usarla, tuttavia avere una conoscenza di base di questa nuova tecnologia ti fa capire perché è considerata rivoluzionaria. Non è necessario sapere come funziona la blockchain per usarla, tuttavia avere una conoscenza di base di questa nuova tecnologia ti fa capire perché è considerata rivoluzionaria. Per capire meglio come funziona, puoi immaginare un foglio di calcolo che si è duplicato migliaia di volte su una rete di computer. Immagina poi che questa rete sia stata progettata per aggiornare regolarmente questo foglio di calcolo. Ecco, in questo modo funziona la tecnologia blockchain. Le informazioni contenute su una blockchain esistono in forma di database condiviso. Il database blockchain non è infatti archiviato in una singola posizione, il che significa che i dati che contiene sono effettivamente pubblici e facilmente verificabili. Si può quindi concludere che pubblicati da milioni di computer contemporaneamente, i suoi dati sono accessibili a chiunque su internet. La rete blockchain è strutturata come una catena di blocchi la cui validazione è affidata ad un meccanismo di consenso, distribuito su tutti i nodi che la compongono. Ogni nodo ha una copia completa del libro mastro e un file incentivo per l'elaborazione e la verifica delle transazioni e per la possibilità di guadagnare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta utilizzata dalla rete. Ogni gruppo di transazioni è indicato come un blocco. Le transazioni in un blocco non possono essere danneggiate, poiché l'alterazione di qualsiasi informazione sulla blockchain richiederebbe al tuo computer di sopraffare l'intera rete. In teoria questo potrebbe essere possibile, in pratica è improbabile che accada. Questo nuovo modo di inviare e verificare le transazioni potrebbe rendere il commercio tradizionale inutile o superfluo. Le negoziazioni in borsa potrebbero essere istantanee sulla blockchain, o potrebbe mantenere un registro fondiario completamente pubblico, o potrebbero accadere altre mille possibilità. Se non sei convinto della blockchain, vorremmo lasciarti con questa citazione di un ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Bitcoin ha la stessa forma di una macchina per fax. Ogni singola macchina è un fermaporta, e un mondo in cui tutti hanno una macchina fax è una cosa immensamente preziosa. Larry Summers.